在治疗中心，每位吸毒患者从进入社区的第一天开始就接受康复治疗，治疗对象涵盖社区里的所有青少年患者。Li accogliamo con una prima visita che è sia conoscitiva sia propriamente medica. Dopo questa visita iniziale i ragazzi iniziano il loro percorso, ma regolarmente vengono visitati a loro necessità o semestralmente valutati con esami ematochimici. Oltre ad un'attività prettamente ambulatoriale, il centro medico, che è il cuore della comunità di San Patrignano, offre un ricovero di lunga degenza dedicato ai malati cronici, malati che hanno l'opportunità di vivere e di trascorrere gli ultimi momenti della loro esistenza con un'assistenza quotidiana, garantita anche e supportata dall'attività degli stessi ragazzi della comunità. Lo fai con il cuore, ci vai perché veramente senti il bisogno di approcciarti, senti il bisogno di aiutare, hai bisogno di aiutare. E non solo, hai bisogno anche di quello scambio, perché tu dai incondizionatamente, però automaticamente non chiedi niente in cambio, ma lo scambio c'è ed è anche uno scambio molto consistente, uno scambio reale. 在救护过程中，患者忍受着病痛，但内心的康复意愿却很强烈。这股力量慢慢感染着他们的身心，也让他们逐渐重返生活的正常轨道。Al momento che tu dai qualcosa di te e vedi che dall'altra parte riesci a strappare un sorriso, un momento insieme dove l'altra persona ti racconta la sua vita, che con poche parole riesci a aprire una porta grandissima che ti si apre questa persona, ecco, questo ti arricchisce tantissimo e quindi ti arricchisce di più di quello che tu dai. 在圣帕提尼亚诺戒毒中心，很多的运营层面当中，只有很小的一部分是涵盖在全国医疗服务保障体系当中，而其他各项用于管理和运转层面的费用，例如康复治疗、药物化验、心理治疗、精神治疗等药物，以及需要牙科技术和在门诊进行医疗诊断的药物和材料，都是没有资助的。经费的唯一来源是圣帕提尼亚诺戒毒治疗中心的社区。因此，为他们提供资助与支持，也是这里的志愿工作者们的诉求。Ho scoperto che mi piace sapere, mi fa sentire anche più sicuro, mi fa stare anche meglio, dico la verità. Riesco a essere più aperto nei dialoghi. Prima non è che avevo molti argomenti, c'erano giusto due o tre. Se mi guardo indietro vedo un ragazzo di 24 anni che sta per buttare via, sta buttando via la sua vita. Ma grazie ai miei familiari che mi hanno aiutato a far conoscere una realtà come questa qui, questa di San Patrignano, che accogliendo mi ha dato modo che iniziasse il mio percorso comunitario. Fatto di grandi sacrifici, rinunce personali, però è servito ad essere quello che sono oggi, una persona, che ha degli obiettivi ben chiari per il suo futuro. Personalmente sono entrato che avevo 20 anni, quindi molti sacrifici non ero abituato a farli, ma nelle cose basilari, sia nell'andare a lavorare o nel portare avanti un qualsiasi valore personale, poteva essere la famiglia, l'amicizia, tenendo duro e ascoltando soprattutto quello che mi diceva la gente,
ho cominciato a raggiungere i miei primi obiettivi e di conseguenza ad avere anche delle prime soddisfazioni personali. Dopo un po' di tempo che comunque avevo raggiunto una certa stabilità, una certa serenità, dove comunque certe cose ormai le avevo affrontate, avevo chiesto di ritornare a scuola. È stata una conquista, era una cosa che volevo fare da sempre. La passione mi era ritornata, che era quella per la cucina. Non avevo mai pensato dopo tanti anni di riprendere in mano gli studi. Ho scelto l'odontotecnico perché ho avuto sempre la passione, sono sempre stato attirato dai dentisti. Qua fortunatamente c'è stata la possibilità, è stata diciamo una manna dal cielo, diciamo. Ecco. Il geometra è sempre stata la mia passione, quindi prendere il diploma per me era proprio un obiettivo mio, anche prolungando il mio percorso comunitario, però era quello di diventare geometra. Però è stato proprio mettere in pratica tutto quello che ho imparato fino al giorno prima di entrare a scuola. E il centro studi me l'ha evidenziato in pieno. Comunque studiare vuol dire portare avanti una cosa con costanza, con regolarità, con impegno, per avere comunque sempre degli ottimi voti, per andare bene, arrivare all'esame poi con un bel voto, alla fine dell'anno comunque c'è soddisfazione. Ci sono stati momenti dove pensavo di mollare, l'ho pensato diverse volte, soprattutto all'inizio, perché era un traguardo lunghissimo, però ho tenuto duro sempre con l'obiettivo finale, che era quello di essere promosso, e ho messo in pratica solamente quello che ho imparato qui dentro.毒品在全球范围内蔓延泛滥，严重威胁到国际社会。而据联合国的统计数据显示，每年在世界范围内的毒品交易额高达8000亿到1万亿美金，是仅次于军火交易之后的第二大宗买卖。而相较于吸毒人群来说，戒毒中心的数量却依然十分有限。有关毒品问题的探讨依然十分严峻和迫切。